Peirone, sono professore associato di economia e gestione delle imprese all'Università di Torino e mi occupo di imprenditorialità da diversi anni, in particolare dell'educazione all'imprenditorialità degli studenti universitari. L'EIT, ovvero lo European Institute of Innovation and Technology, è stato creato nel 2008 dall'Unione Europea per potenziare la collaborazione sulla ricerca e sull'innovazione tra le università e il mondo delle imprese. Questa è stata una vera novità perché si basava sul concetto di ecosistema dell'innovazione, che fino adesso non era stato istituzionalizzato da parte degli organi europei. Questo ha dato una nuova direzione alla ricerca nei confronti delle imprese, nei confronti dell'innovazione tecnologica e nei confronti anche dell'educazione nei confronti degli studenti, quindi potenziando quelle che sono le materie che riguardano l'imprenditorialità applicata ai problemi della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Per potenziare questa educazione all'imprenditorialità che è tipica dello European Institute of Technology è stata lanciata questa pilot call da parte di una delle KIC più recenti, cioè la KIC Raw Material. Questa pilot call si chiama HEI Initiative, cioè Higher Education Initiative, ed è centrata sul capacity building, cioè sulla costruzione, sul potenziamento dell'infrastruttura all'interno delle università per stimolare l'imprenditorialità di staff e studenti. Si tratta di un cambiamento epocale che viene stimolato negli ultimi anni a tutti i livelli dall'Unione Europea e che deve veramente trasformare le università in dei laboratori di trasferimento tecnologico e di competenze imprenditoriali. Innunita è un progetto selezionato per la call pilota del progetto dell'EIT HEI Initiative, Higher Education Initiative, per la capacity building, cioè il potenziamento dell'infrastruttura delle università rivolte al stimolo dell'imprenditorialità di studenti e staff. La cosa molto interessante è che all'interno del nostro consorzio ci sono molte università che sono nei paesi cosiddetti RIS, cioè che fanno parte del Regional Innovation Scheme. Sono i paesi chiamati innovatori moderati e sono quelli che hanno più bisogno di stimolare imprenditorialità e innovazione. Per questa ragione la nostra call, il nostro progetto in Unita è stato giudicato di particolare interesse, perché accanto ad alcuni progetti di eccellenza che sono stati sviluppati per esempio da noi a Torino, come lo Startup Creation Lab, o in Francia come il progetto Python, proprio centrati sulla imprenditorialità degli studenti, anche altre università come quella di Timișoara o quella del Portogallo hanno presentato una serie di progetti che si coniugavano bene con ciascuna best practice di ciascun soggetto, arrivando a creare una proposta di grande valore per potenziare imprenditorialità e innovazione nei nostri paesi e nei nostri ecosistemi.